Amiche e amici di Agricoltura Oggi, eccoci qua. Questa è la puntata 940 del nostro settimanale incontro. Non dimenticate, stiamo vivendo il 20° anno di Agricoltura Oggi. Temi importanti tratteremo: sicurezza nel mondo del lavoro, in agricoltura, nella cantieristica forestale. Parleremo anche di contrasto al lavoro nero, di contrasto al caporalato. Due seminari che sono stati seguiti da Agricoltura Oggi, dunque. Dalla prossima settimana cominceremo ad occuparci di quello sulla sicurezza in agricoltura nei cantieri forestali, però anticiperemo un servizio molto importante di cronaca, anche perché a fine anno 2016, massimo inizio 2017, dovrebbero essere liberati i bandi sulla forestazione, sulla selvicoltura, bandi che per la Federazione degli Agronomi e Dottori Forestali in verità avrebbero dei punti critici, e loro fanno una valutazione appunto critica di questo. Ne parleremo con il dottor Matteo Colarossi, che è vicepresidente della Federazione Provinciale Agronomi e Dottori Forestali di Pescara. Apriamo dunque con un seminario di Coldiretti Abruzzo dedicato al contrasto del caporalato, del lavoro nero, in sostanza un'analisi della legge 199 del 2016, della quale ci siamo già occupati. Una cosa è certa: molti esperti ritengono che si debbano apportare delle modifiche. Perché? Cominciamo a seguire queste interviste, cominciando da Chiara Ciavolic, presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Pescara. A spiegare il senso della legge 199 del 2016, per comprenderne le finalità, ma anche le parti che non convincono, è Chiara Ciavolic, presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Pescara. Una modifica ad una legge, o meglio una modifica al codice penale, che prevede un irrigidimento delle pene nel caso appunto di sfruttamento del lavoratore, un coinvolgimento in prima persona anche da parte del datore di lavoro e quindi non solo più del caporale, e prevede anche che si possa verificare la fattispecie del caporalato nonostante non siano presenti violenza e minacce. Quindi è una norma molto forte che è uscito fuori da questo convegno, che era una norma necessaria sicuramente per lo stato sociale in cui versiamo e per le notizie che sentiamo negli ultimi anni in televisione anche, no? Sicuramente è una legge che andrà probabilmente modificata, perché questo irrigidimento potrebbe comportare delle difficoltà se non si verifica la fattispecie del buon senso nell'applicazione di questa legge nei confronti dei datori di lavoro, che anche essi sono lavoratori, d'altra parte. Questa è l'interpretazione che ne viene fuori. Un altro aspetto che Chiara Ciavolic mette in evidenza è quello della leale concorrenza tra aziende. Questa è una legge che va accompagnata anche al discorso dell'etichettatura obbligatoria, cioè è una legge che permette alle aziende di mettersi sulla stessa linea di partenza e quindi essere competitive allo stesso modo, e quindi se un'azienda come la mia paga i contributi ed è in regola con il lavoro dei dipendenti, è chiaro che parte svantaggiata sul mercato se accanto a sé ha un'altra azienda che sostiene la metà del costo per quei lavoratori in modo illegale. È chiaro che però tutto questo ha senso se accanto a questa fattispecie si prevede la tutela anche del prodotto agricolo, perché se io non prevedo allo stesso tempo che i pelati di pomodoro che vengono dalla Cina abbiano un'etichetta, che vengono dalla Cina invece mi vengono fatti passare come italiani, diciamo che non è inutile, ma comunque si riduce l'importanza di una norma che mi tutela il lavoratore dal caporalato in Italia, perché comunque poi il pomodoro, la passata no, perché è legale, è in etichetta, c'è obbligatorietà, ma il pelato per esempio no, e quindi chiaramente si riduce la portata della norma. Dottor Cataldo Motta, capo della Procura della Repubblica di Lecce, lei è in primo piano, dottore, nella lotta a questo triste fenomeno. Quali sono i problemi che possiamo far presente al mondo dell'agricoltura? I problemi sono legati anche all'assetto normativo, nel senso che c'è stata una nuova legge nel 2011, adesso ce n'è un'altra ancora più recente approvata nell'ottobre del 2016.
Ci sono degli aspetti che possono creare delle difficoltà, diciamo così, inutili, diverse da quello. Noi si era pensato anche come osservatorio, come comitato scientifico, si era lavorato un po', avevamo elaborato delle situazioni, dei rimedi particolari, ma evidentemente sono stati in parte emulati, in parte invece lasciati via. Io credo che ci dovrebbe essere un nuovo intervento normativo, perché così molto è rimesso all'iniziativa dei singoli pubblici ministeri, perché è stata eliminata la necessità della violenza e della minaccia, per cui il rischio è che ci siano comportamenti neutri che possano essere scambiati per comportamenti di caporalato, sempre tenendo conto che il caporalato poi è solo un pezzetto della, diciamo così, della intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo grave. Lei pensa che questa correzione sarà fatta? Perché abbiamo verificato infatti in alcuni ambienti un po' di preoccupazione, si dice una piccola negligenza può essere, insomma, tutto è riportato a reato adesso, non è più soltanto sanzione amministrativa. Io ho l'impressione che il rischio possa esserci e che, siccome si tratta poi di piccoli aggiustamenti, si possa comunque provvedere anche in tempi brevi. In realtà è stata proprio un'iniziativa dell'ultimo momento quella di eliminare la minaccia o la violenza, e così il rischio è quello lì che si viene proposto da molti, viene da molti sospettato che possa essere così. Romano Magrini, responsabile dell'area politica e del lavoro di Coldiretti, è un fiero sostenitore di questa legge che ritiene importante per difendere gli interessi soprattutto di chi si comporta correttamente, ed è una difesa anche del nostro Made in Italy. Beh, è una legge che Coldiretti ha sostenuto, nonostante prevede un inasprimento delle pene, ma è un inasprimento che è rivolto alle imprese sleali, di quelle che fanno della concorrenza sleale la loro storia. Noi invece tuteliamo le imprese agricole che sono la stragrande maggioranza, che hanno scelto la legalità, che hanno scelto la trasparenza, e noi vogliamo che questa legge vada a creare le condizioni perché vengano premiate queste imprese e vengano colpite chi vuole fa concorrenza sleale. Ascoltando le relazioni che l'hanno preceduta, c'è qualche perplessità, qualche correttivo comunque da portare? Ma io credo che nel buon senso dell'applicazione di questa legge si possa ritrovare quello che noi abbiamo voluto sostenere, nel senso che ciò che in questo momento rischia di essere letto come penalizzante per le imprese sono gli indici di sfruttamento, che non rappresentano un reato a sé stante, ma che sono soltanto il segnale. C'è sempre lo sfruttamento e la minaccia, e quindi in questo quello che le nostre imprese fanno quotidianamente non è né sfruttamento né minaccia, e quindi con questo potremo andare a colpire invece chi realmente fa questa cosa e deve essere colpito. Questo reato interessa soprattutto il meridione. Nella zona centrale del nostro paese, segnatamente in Abruzzo, qual è invece la situazione? Non troviamo grandissimi fenomeni, se non in maniera molto 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 rara, quindi su questo però anche il convegno di oggi è il segnale che non bisogna mai abbassare la guardia e che invece bisogna tenere sempre molto attente e molto guardinghi da questo tipo di fenomeno per prevenirlo. Ecco, la Regione ha lavorato per avere un protocollo di riferimento per sostenere le aziende. Cosa possono fare le associazioni come Coldiretti? Beh, noi lo abbiamo per primi sottoscritto a livello nazionale. Quello che stanno facendo in Abruzzo è appunto il frutto di quel protocollo a livello nazionale e serve appunto proprio ad andare a favorire le imprese che hanno scelto di stare nella legalità, per andare a individuare tutte quelle azioni che servono per colpire le imprese che invece nella illegalità vogliono fare i loro profitti. All'Aquila, nel seminario Coldiretti, abbiamo incontrato l'assessore regionale Dino Pepe, abbiamo parlato di questo stesso argomento, ma abbiamo parlato anche di contributi per gli agricoltori bio che sono in erogazione e anche di possibile soluzione imminente per quanto riguarda la criticità dei centri di ricerca. Parliamo un pochino di questo osservatorio che avete fatto qui in Regione. Che utilità ci potrà essere per i nostri imprenditori agricoli? Ma innanzitutto uno strumento di conoscenza, di monitoraggio
del sistema possibile, potenziale del caporalato anche nella nostra regione. Ci sono segnali assolutamente positivi di collaborazione da parte delle organizzazioni professionali, ma anche di tanti enti che lavorano all'interno di questo sistema lavoro nella nostra regione. È uno strumento importante che è venuto fuori a seguito dell'approvazione della legge nazionale, e anche l'evento di questa sera della Coldiretti si inserisce in questo contesto di riflessione circa i possibili interventi di agromafie all'interno della nostra regione. Ci stiamo lavorando per tutelare soprattutto la qualità dei nostri prodotti, ma anche la qualità del lavoro. Per molti produttori bio ci sono in erogazione circa 3 milioni di euro. Sì, sul biologico abbiamo erogato pochi giorni fa risorse importanti per gli oltre 1500 operatori di questo settore, un settore in crescita nella nostra regione, sostenuto con forza attraverso le politiche del piano di sviluppo rurale. Il primo bando lo abbiamo pubblicato qualche mese fa e pochi giorni fa sono arrivate e le prime erogazioni di contributi importanti. Sui centri di ricerca si è sbloccato qualcosa? Sui centri di ricerca abbiamo appena approvato una legge che patrimonializza i centri di ricerca al fine di consentire loro di uscire dalla liquidazione e quindi tornare in bonus e addivenire soprattutto alla fusione dei centri attuali e quindi al centro unico regionale. Ricordo ancora che dalla prossima settimana cominceremo ad occuparci del seminario della Federazione Regionale Agronomi e Dottori Forestali insieme all'AIESIL sulla sicurezza in agricoltura e nei cantieri forestali. Intanto però, come già detto, ascolteremo adesso Matteo Colarossi, vicepresidente della Federazione Provinciale Agronomi e Dottori Forestali di Pescara, che fa un'analisi critica dei bandi che dovrebbero essere liberati alla fine del mese o all'inizio del 2017 per quanto riguarda la forestazione, la silvicoltura. Sì, allora noi abbiamo espresso le nostre perplessità con noi della Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali d'Abruzzo nel tavolo verde che si è svolto in regione due settimane fa, in cui espressamente abbiamo detto che molti comuni, oltre il 90%, verranno esclusi da quelli che sono i finanziamenti riguardanti le utilizzazioni boschive che non possono essere fatte senza il contributo perché macchiatico negativo, perché sono state messe dei vincoli sia nella scheda di misura del PSR e sia nei bandi non concertati con gli attori. Questi vincoli bloccano l'azione dei bandi, i finanziamenti e nello stesso tempo la riuscita nel settore forestale del PSR. Quindi alla politica abbiamo detto che debbono essere risolte queste gravi anomalie e nello stesso tempo chiediamo anche maggior collaborazione con i nostri referenti dei servizi amministrativi, proprio perché noi siamo a disposizione per aiutarli anche in uscire in logiche burocratiche che comunque sono molto più grandi di loro. Amici di Agricoltura, oggi, la settimana scorsa ricorderete, ci siamo occupati di un seminario promosso da Pemapra che tra le tante cose si occupa anche di irrigazione e abbiamo parlato di irrigazione nell'oliveto da reddito. Torniamo su questo argomento, abbiamo un contributo tecnico importante come quelli che vi abbiamo proposto la scorsa settimana ed ascoltiamo Marco Cellini di Pemapra. Marco Cellini è tecnico della Vemapla che cura appunto qui nel nostro territorio d'Abruzzo questi impianti di irrigazione. La domanda è di grande curiosità, nel senso l'olivicoltura si coniuga con un pensiero di tradizione, di lasciamo che sia la natura a fare, invece vorrei porre proprio questo quesito: c'è differenza tangibile tra quelli che hanno adottato questi sistemi moderni di irrigazione e invece quelli che lasciano che sia la natura a decidere? Certo. La differenza sostanziale l'abbiamo potuta vedere in annate come quella passata nel 2015, caratterizzata da una grossa siccità, temperature molto alte, e dove appunto si è visto che chi aveva poi la possibilità di irrigare con un impianto
a goccia, e è riuscito a portare a termine la coltivazione con ottimi risultati, potendo poi con lo stesso impianto adottare anche la fertirrigazione, che è molto importante, e quindi dare non solo l'acqua ma anche il nutrimento al momento giusto. E gli impianti di irrigazione a goccia poi consentono un notevole risparmio di acqua. Oggi spesso c'è carenza di acqua, per cui se ci danno una mano questi impianti accrescono il valore della struttura. Tra l'altro, con il sistema in subirrigazione che noi proponiamo sempre, ossia la tecnica di interrare le ali gocciolanti, non lasciarle sospese come si faceva fino a qualche tempo fa, permette di dare acqua e nutrimento direttamente alle radici, risparmiando entrambi in quantità. Risultati sicuri dunque, è una innovazione che funziona. Chi l'anno scorso non aveva la possibilità di irrigare non ha raccolto, o aveva magari un prodotto non di qualità, non uniforme, sottopeso, e quello che riusciamo poi a, diciamo, a stimare in termini di risparmio idrico lo possiamo controllare con dei sistemi di contabilizzazione dell'acqua che proponiamo nei nostri impianti, e con i quali a fine stagione tiriamo fuori poi i dati sul risparmio effettivo che c'è stato in termini di consumo idrico e conseguentemente anche risparmio energetico nel caso dovessimo pompare quest'acqua con pompe elettriche o motopompe. Dopo l'aspetto tecnico sull'irrigazione dell'oliveto da reddito con Marco Cellini di Vemapla, proponiamo altre interviste di carattere più generale. Parliamo della stagione 2016, parliamo di quelle che sono le aspettative, parleremo della Toccolana, una varietà importante per la DOP Prutino Pescarese, parleremo dell'olio in cucina. Stefano Di Giulio, presidente della comunità di prodotto della Toccolana, che è una delle varietà della DOP Prutino Pescarese. Intanto ci vuole ricordare com'è andata quest'anno? Allora, quest'anno è stata un'annata difficile, un po' come è accaduto in tutta Italia. Però al di là della scarsa produttività, circa il 50% in meno, per il resto chi ha saputo lavorare durante tutto l'anno in campagna con le giuste pratiche agronomiche è riuscito ad ottenere comunque un prodotto di ottima qualità. Quindi io quello che dico è bisogna lavorare sempre bene in campagna fino in frantoio per continuare poi dopo nella conservazione dell'olio per ottenere e mantenere un buon prodotto. Il valore aggiunto della Toccolana per questa DOP? Mi fa una domanda che mi dà opportunità di parlare delle caratteristiche della nostra cultivar, senza nulla togliere chiaramente alle altre due, alla dritta e alla Lecino. La Toccolana è un'espressione esclusiva del territorio dell'area casauriense e ha delle caratteristiche particolari sicuramente, quindi se parliamo dell'aspetto organolettico ha un fruttato medio di erba tagliata fresca con delle note di mandorla, carciofo, ma in chiusura la caratteristica è quella che in chiusura ha anche del pomodoro, che conferisce una vera particolarità a questa cultura. Poi ci sono caratteristiche sicuramente anche per ciò che riguarda la produttività, una cultivar che esprime anche delle buone rese, anche se per quanto mi riguarda io dico sempre che è meglio preferire la qualità alle grandi rese, quindi quando le andiamo a lavorare in frantoio è bene non sfruttare al 100% il frutto, perché magari andiamo a prendere, non prendiamo il meglio del frutto stesso, insomma. Lo
Luciano Di Massimo, presidente di Abruzzoleum, insomma abbiamo già sviscerato quanto sia stata particolare questa annata e complessa, probabilmente dobbiamo abituarci che questa diventa sempre più la normalità, cioè una condizione che ci deve trovare sempre vigili. Sicuramente sì, bisogna entrare nell'ottica che non basta ricordarsi solo a raccogliere olive, ma è necessario fare una serie di cure culturali, partendo innanzitutto dalle lavorazioni, potatura e soprattutto controllo delle principali avversità. E l'avversità più pericolosa, particolare dell'olivo, appunto, è la mosca. E la climatologia purtroppo favorisce lo svilupparsi di questo insetto, non avendo più quella stagionalità che si aveva in passato, quindi con inverno rigido e poi estate molto calda, per cui dobbiamo adeguarci, porre attenzione, e la nostra struttura Abruzzoleum, appunto, che è un'associazione di produttori olivicoli, pone molta attenzione al controllo di questo parassita, facendo dei controlli, dei monitoraggi sull'attività di questo insetto e quindi intervenendo in modo corretto e oculato. Ingegner Claudio Di Mercurio, frantoio Hermes, produttore di olio extravergine d'oliva a Penne. Allora, ingegnere, ma dove sta andando questa nostra olivicoltura? Sì, c'è un ingresso di magari di nuove leve, di nuove aziende che si stanno sempre più spostando dal discorso della quantità al discorso della qualità, e anche dovuto al fatto di un interesse da parte del pubblico che ricerca sempre di più dei prodotti diversi, magari qualitativamente migliori, un'attenzione ad esempio ai monovarietali che fino a poco tempo fa manco si conoscevano. Ultimamente invece questa richiesta di un pubblico che magari ha fatto i corsi d'assaggio e quindi più competente fa sì che anche le aziende si devono spostare verso una ricerca sempre maggiore della qualità. Penso che ancora sia necessario insistere sull'educazione per far conoscere le qualità davvero dell'olio extravergine. C'è ancora una difficoltà organolettica. Sì, allora la maggior parte dei consumatori purtroppo non distingue tra un olio e un altro, solo ultimamente con le nuove generazioni e un po' con l'interesse che è cresciuto da questo punto di vista, anche con l'opera ad esempio dei nostri bravi agronomi assaggiatori che hanno portato a crescere praticamente culturalmente, fa sì che il consumatore abbia cominciato a cercare di capire le differenze tra un olio e un altro, a fare attenzione sulle differenze di prezzo ad esempio tra gli stessi oli d'oliva. Se ci sarà una differenza di prezzo, qualcuno ha cominciato a chiedersi il perché. Fabio Ferrara, Osteria del Tarassaco, Rivisondoli, con lui parliamo di olio in cucina. Ogni sostanza che noi andiamo a toccare in cucina ha necessità del suo olio, che ha delle caratteristiche ben precise, quindi quando si lavora la bietola, quando si va a lavorare il cardo, quando si va a lavorare un'altra verdura, ogni verdura ha necessità di oli diversi, anche perché la nostra regione comunque, che ha 23 tipologie di olive, ci può in cucina far divertire. Quindi la cosa importante è comunque ricominciare dall'olio, dall'ABC dell'olio, in cucina, ricominciare a lavorare con l'olio extravergine d'oliva italiano. Oggi tutti parlano di Evo, ma di Evo italiano pochi ristoratori usano Evo italiano. Questa è una bella tiratina d'orecchie che ha fatto ai suoi colleghi. Io giro per i ristoranti, quindi vado a mangiare fuori, quindi mi rendo conto di quello che usano. Ma si usa poco l'Evo, olio extravergine d'oliva, perché costa di più dell'olio? Ecco, quella è la ragione. È chiaro, tenga conto che oggi un olio spagnolo costa 4 euro. Un olio italiano, un olio abruzzese quest'anno costa intorno tra i 10 e i 12 euro litro. Quindi, insomma, il problema sta soltanto lì. In cucina, lei ha detto che... Ovviamente però, perché poi in cucina se si usa un olio extravergine fatto come si deve, anche in Abruzzo ci sono grandi olivocultori, se alla fine uno si sa fare i conti e sa usare l'olio, i costi si abbassano notevolmente, viene a costare meno di 4 euro. Vogliamo fare qualche piccolo esempio? Lei dice che usa nella sua cucina, nel suo ristorante, ben 60 oli. A crudo, sì, una sessantina dell'anno scorso, con la raccolta dell'anno scorso, circa 60 tipologie di olive italiane. Poi in cucina lavoro con 4 oli diversi, quindi con 4 sfumature diverse, con 4 acidi oelici diversi, con 4 polifenoli diversi.
Mi ha detto che c'è stata una buona produzione in provincia dell'Aquila quest'anno. Abbiamo una grossa produzione, ma soprattutto ecco, la gentile dell'Aquila, la rustica, quindi tra Pettorano, sono piccole, Pettorano sul Gizio, Prezza, sono delle piccole realtà, Pacentro, insomma tutta la zona dell'interno aquilano che riesce a dare dei grandi oli. Ma comunque l'Abruzzo non è solo l'Aquila, l'Abruzzo soprattutto è Pescara, è Chieti, è Teramo, quindi i 23 tipologie di olive che ci sono bisogna saper lavorare, usare i loro profumi, perché usare l'olio come starter a crudo, come starter di tutti i profumi, perché la cucina che sarà domani sarà una cucina dove il piatto verrà lavorato con un olio, ogni persona avrà un olio diverso in base alle proprie caratteristiche personali, in base se una persona è razionale o irrazionale, quindi in base ai propri piaceri. Questo gioco di sapori, di profumi, saper usare questo starter, far sentire alle persone quello che vogliamo fargli sentire, per dare a loro piacere, perché la cucina domani sarà solo piacere. Amiche e amici di Agricoltura Oggi, siamo giunti al termine di questa puntata 940. Come sempre vi ricordo Agricoltura Oggi Web su YouTube, vi ricordo il nostro sito agricolturaoggi.it oppure .com, vi ricordo i nostri quotidiani incontri su Twitter e su Facebook. Alla prossima!